Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono, gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrando in casa, i ciechi gli si avvicinarono, e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì, dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!» Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Ci sono due cose che mi sembrano molto molto interessanti dell'incontro di Gesù con questi due ciechi. La prima, lo chiamano figlio di Davide. Se noi andiamo avanti alcuni versetti nel Vangelo, ci accorgiamo di una cosa: che Gesù dirà di lì a poco che figlio di Davide di per sé non è un titolo esatto con cui riferirsi a lui. Dirà più avanti: ma se Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Gesù sta intendendo che non è un semplice discendente di Davide. Eppure in questo caso Gesù accetta che lo chiamino figlio di Davide. Tante volte può venire in noi l'idea che non siamo perfetti, che abbiamo delle inadeguatezze, che siamo feriti, che siamo piccoli, che non conosciamo tutto, che ci mancano degli elementi. Eppure Gesù ci ascolta comunque. Gesù non ci chiede di essere perfetti per poterci rivolgere a Lui, ma ci ascolta con le nostre imperfezioni, con i nostri limiti. L'importante è che cerchiamo un dialogo con Lui. Ecco, la prima grandezza di questi ciechi è proprio che cercano un dialogo con il Signore e non hanno paura, non hanno vergogna anche delle loro inadeguatezze, del fatto che forse non hanno proprio tutta la teologia a posto. E poi c'è una seconda questione che mi sembra molto molto interessante. Si parla di cecità. Che cos'è la cecità? Certo, in questo caso si parla di una cecità fisica, ma è l'unica forma di cecità? Oppure possono esserci davvero, no, diverse forme con cui si può essere ciechi? Si può essere ciechi quando non vediamo le persone che ci stanno attorno, si può essere ciechi quando non capiamo chi siamo noi, si può essere ciechi quando non capiamo niente della nostra realtà. Insomma, questo aspetto della cecità non è semplicemente una questione fisica, ma si presta a mille letture e penso che ci presenti anche, no, mille possibili domande. Io sono cieco, vedo tutto della mia vita, ho presente tutto. C'è qualcosa che non vedo? Vedo la sofferenza attorno a me, vedo la gioia, vedo chi sono, vedo cosa passa nel cuore delle persone, vedo cosa devo fare del mio futuro. Insomma, è vero, c'è una sofferenza, c'è una cecità fisica, ma quante possibilità, no, di cecità interiori che possiamo avere. E allora che bello se questa giornata di Avvento potesse essere una giornata in cui provare a guardare le nostre cecità. Sembra un paradosso, ma ci accorgiamo e iniziamo a guarire dalle nostre cecità quando iniziamo a rendercene conto, quando iniziamo a guardarle. E allora buona giornata di Avvento, dove non avere paura di rivolgersi al Signore per quello che siamo, anche con le nostre inesattezze, purché messe in dialogo con Lui. E buona giornata di Avvento in cui provare a rendersi conto quali sono le nostre cecità.